in collaborazione con Studio Bazzani, ingegneria e architettura, un pool di professionisti e imprese al tuo servizio. Ci occupiamo di progettazioni e studi, costruzioni e ristrutturazioni, certificazioni. Ci trovi a Bologna in via Masi 2/2. Il tempo fugge o il tempo stringe, due dimensioni temporali che sotto i portici di Bologna si vivono entrambe. Non c'è mai infatti abbastanza troppo tempo per visitarli a pieno e sotto i portici di Bologna il tempo sembra come sospeso, però alla fine davvero l'orologio ti deve in qualche modo riportare a casa. Tutto questo per dire che un po' abbiamo perso tempo, ma per introdurvi nella puntata di oggi riparleremo di un'altra parte importante dei portici di Bologna, come sapete candidati a diventare patrimonio UNESCO. Partendo proprio da qui, da Piazza Maggiore, visiteremo la loro storia, la loro tradizione, la loro cultura. Ci troviamo davanti al portico del Pavaglione, che è un portico molto caratteristico della nostra città, dove avviene, diciamo, il passeggio, le cosiddette vasche a Bologna si fanno sotto il portico del Pavaglione, che è importantissimo anche perché in questo punto nacque l'Università di Bologna. Siamo davanti infatti anche all'Archiginnasio, portico del XVI secolo. È stato progettato da un architetto di nome Morandi, detto anche il Terribiglia. Perché Pavaglione? Perché Pavaglione voleva dire padiglione, ovvero prende il nome da quello che era il mercato dei bachi da seta che avveniva proprio qui, in Piazza Galvani. E quindi questo pavaglione, questo padiglione era una copertura di questi fragilissimi e delicatissimi bachi da seta. È tutto un discorso interno alla città, oserei dire internistico, perché se volessimo usare una metafora, cosa sono i portici per Bologna? Sono, secondo me, l'apparato gastroenterico della città, è una cosa delicatissima, una cosa importantissima. Pensiamo a dove arriva la gente a Bologna, arriva dalla stazione ferroviaria e lì c'è l'esofago, i portici di Via dell'Indipendenza. Poi si arriva nella piazza, lo stomaco, dove tutto si mescola, tutto si incontra, e poi dallo stomaco tutto questo, tutte queste dinamiche, persone, anche conflitti, vengono digeriti dalle relazioni che si creano nei portici. Ed ecco allora che il Pavaglione può essere l'intestino tenue. E poi, se andiamo avanti, in qualche modo c'è il colon, e il colon potrebbe essere, no, la metafora, io avevo le migliori intenzioni, non è che a questo punto dovrei arrivare anche all'ano e definire l'ano di Bologna può essere anche offensivo, ma avevo le massime e migliori intenzioni. Particolarità è la pavimentazione, perché come si vede abbiamo una grande pezzatura di pietre bianche e rosse e che contraddistinguono tutto il portico del Pavaglione, proprio a dire che erano spazi comunque di natura privata e quindi non asfaltati, di uso pubblico. Il portico del Pavaglione arriva fino in Piazza Maggiore e un'altra caratteristica della Piazza Maggiore è la loggia dei banchi, il palazzo dei banchi, sempre un bellissimo palazzo di epoca rinascimentale, finito dal Barozzi, detto il Vignola. Anche lì archi e portici di raffinata eleganza che si affacciano su quella che tutti noi conosciamo, ovvero su Piazza Maggiore, fonte ispiratrice anche per cantanti. Infatti in questa zona si sentono spessissimo cantanti che appunto danno voce alle loro melodie.
metropolitana di Bologna oggi prevede 12 tratti. Il valore universale è quello di un catalogo, cronologicamente, tipologicamente e anche dal punto di vista della funzione urbana, unico a livello mondiale. Il fatto di lavorare con una candidatura seriale significa individuare degli elementi che portino un contributo al valore universale unico e ripetibile. I tratti che abbiamo selezionato insieme a esperti, insieme al Comune di Bologna, sono i portici di Santa Caterina, Piazza Santo Stefano, Via Galliera e Via Manzoni, il Baraccano, i portici del Pavaglione, Piazza Maggiore, il portico di San Luca naturalmente, Via Zamboni, il portico della Certosa, Piazza Cavour e Via Farini, il quartiere Barca, in particolare il treno all'interno del quartiere Barca, l'edificio del Mambo e Strada Maggiore. Ci troviamo in un altro punto notissimo per noi bolognesi, che è Piazza Cavour e Via Farini. Altri punti candidati, tra i candidati per diventare appunto patrimonio dell'UNESCO, e qui vediamo un'altra caratteristica che è, siamo più avanti, siamo nell'Ottocento, nel 1800, una piazza circondata completamente da portici, portici con un'eleganza unica, iniziale dal portico della Banca d'Italia che, oltre ad avere una pavimentazione tutta in lastre, ha anche i soffitti, cioè le volte decorate. Qui ci troviamo a Palazzo Fava, un palazzo che si trova in via Manzoni 2 e che tra le sue origini in epoca medievale, ma il rifacimento è di epoca rinascimentale. È un palazzo molto importante per la bellezza dei suoi portici, per l'eleganza anche appunto delle colonne, e una particolarità non affatto di secondaria importanza, vi sono anche degli importanti dipinti dei Carracci. Ci troviamo in Via Galliera, una delle vie più eleganti della nostra città, dove vi sono palazzi e portici di varie epoche, dal 300 al 700, e quindi attraversiamo anche quello che è il Rinascimento bolognese. Quello alle mie spalle è un palazzo appunto che è stato rifatto nel 700, è Palazzo Torfanini, rifatto nel 700, ha mantenuto comunque il portico cinquecentesco e si vede insomma in questi archi tutto sesto e capitelli di ordine corinzio. Ci troviamo sotto il portico di Palazzo Dal Monte, che è un esempio sofisticato di rinascimento bolognese, in pietra con capitelli dorici, sempre nell'elegante via Galliera di cui abbiamo parlato precedentemente, che, come ripeto, ha stili che vanno dal 1300 al 1700. È veramente, diciamo, una delle vie più sofisticate, sebbene sottaciuta dalla di fianco via Indipendenza, ma ripeto, non di secondaria importanza. Abbiamo parlato della storia e dell'architettura dei tratti di portici che abbiamo affrontato in questa puntata. Un'altra particolarità però è che sotto di essi si fanno davvero ogni volta gli incontri più inusuali, gli incontri più originali con i personaggi più imprevedibili. No, neanche a fare la posta incredibile, direttamente dagli schermi di mezzo pianeta, Staglio e Olio. Record in cassi, Staglio. Lo sai che Bologna ha i portici più lunghi del mondo, ben 58 chilometri, che vanno dal centro a fuori le mura. Oh, ma che casa grande che hai, Olio! Non fare lo stupido, non è una casa, è il portico, dove sei tu a vedere le bellezze di Bologna, e quando piove... Beh, si apre l'ombrello! No, ma continui a essere stupido, ti serve per proteggerti, Come sei sapiente, Olio!
Se no non sarei olio, sarei staglio. E pensa che il portico più grande è quello di San Luca, che va dalla salita fino al santuario. Oh, ma che fatica arrivare però fin lassù, olio! Potresti prendermi in braccio, eh? Io prendere in braccio te? Forse sarebbe peggio se tu prendessi in braccio me, ma no! Te la devi fare a piedi, così in salita vedi Bologna dall'alto. Però io olio soffro di vertigini! E poi non mi lasciare solo perché mi perdo! No, non ti perdi, perché pensa che a Bologna non si perde neanche un bambino. Beh, con queste le abbiamo viste davvero tutte. In collaborazione con Studio Bazzani, ingegneria e architettura, un pool di professionisti e imprese al tuo servizio. Ci occupiamo di progettazioni e studi, costruzioni e ristrutturazioni, certificazioni. Ci trovi a Bologna in via Masi 2/2.